Cari amanti del calcio, io credo sia arrivato il momento di parlarne e voglio cogliere eh, l'occasione, visto che ho un periodo un po' più tranquillo dal punto di vista contenutistico, in quanto il calciomercato è appena terminato c'è la sosta per le nazionali, ma in realtà sono settimane che stavo pensando di fare un contenuto dedicato all'argomento che più che un attacco al determinato calciatore o alla determinata società, ragazzi, è una semplice constatazione. Eh. Non è un video di attacco nei confronti di nessuno, è, ribadisco una constatazione di come il calcio nel giro di 25-30 anni sia Io ve parlo ovviamente da, dagli anni 90 ad oggi, eh. quindi 90, 2000, 2010, 2020. Insomma, una quarantina. Famo una trentina d'anni come il calcio è completamente cambiato non in realtà ragazzi nella, nella forma ma nella sostanza perché bene o male ragazzi la forma, la forma è quella è uno sport 11 calciatori contro 11 che corrono dietro una palla che per portarsi a casa i tre punti o comunque il trofeo di de turno devono buttare almeno un pallone in rete più dell'avversario però tutto quello che gira intorno al mondo del calcio, tutto quello che a me personalmente, oltre a vedere 11 calciatori che corrono dietro una palla e che mi ha fatto innamorare di questo sport ad oggi non esiste più. E metterò una copertina di questo contenuto anche un po' provocatoria, probabilmente con dietro qualche leggenda del, del mio calcio perché io mi identifico in quel calcio nel calcio di. Di Totti, ovviamente, di Del Piero, di Zanetti, ma anche dello stesso Nesta eh, che alla fine ha cambiato casacca, però ragazzi mi trasmetteva tutte altre emozioni del Maldini, della situazione e via dicendo. In questo contenuto parleremo di, di bandiere, ma parleremo anche di club, di come anche i club ragazzi hanno completamente modificato anche quelli che so gli obiettivi. Per me è così e adesso arriveremo anche a quel ragionamento con calma. Vi chiedo semplicemente: apro una piccola parentesi. Se vi piace questo genere di contenuti su questo canale YouTube, di supportarli lasciando like. Magari lasciatemi anche, anche scusatemi, qualche spunto di riflessione come oggetto per un altro prossimo contenuto. Lanciatemi qualche provocazione, qualche constatazione. Insomma, io. Leggerò tutti i commenti e deciderò se sarà il caso di affrontare un altro eh, argomento in un, in un contenuto dedicato. Quindi mi raccomando, supportatemi con like, seguitemi e attivate le notifiche, è l'unico modo che avete per restare sempre aggiornati su tutti i contenuti di questo canale YouTube. Ne ho due di calcio e un extra calcio in descrizione oppure compariranno come sempre qui durante il video. Altra piccola parentesi: questo è un contenuto da primo canale YouTube per eccellenza, ma ci tengo a farlo qui. Su Gabom e Calcio Extra perché una volta per tutte voglio lanciare un segnale forte. Questo non è un secondo canale YouTube, è un canale completamente parallelo al primo. Quindi anche argomenti di questo tipo che avrebbero avuto molte più visualizzazioni sul primo canale, perché ovviamente nel feed, ragazzi, ci stanno quasi 600.000 persone. Um, lo porto qui per questo motivo, perché voglio che l'utenza fidelizzata di quel canale YouTube venga ad iscriversi anche, anche qui. Chiusa questa seconda parentesi, credo abbiate già capito bene o male quello che è l'oggetto del contenuto. Il calcio è completamente cambiato. Io faccio un passo indietro e torno agli anni 90, quando io. Piccolino, mi avvicino al mondo del calcio grazie a mio nonno, non so se lo sapete. Qualcuno lo sa, ovviamente, perché negli anni l'ho detto tante e tante volte. Mio nonno materno, dalla parte di mamma, nato nel 1927, manca a farla apposta, essendo un po' tifoso delle squadre della Roma, che mi ha trasmesso questa immensa passione. Mi sono subito identificato, ragazzi. Non è un ti ha influenzato e ti ha costretto. A me non mi ha costretto nessuno, mio nonno non mi ha messo. Uh, e catene mi ha detto devi ti fare Roma se notte meno. No, ragazzi, ti Roma e non voleva neanche trasmettere, lui semplicemente condivideva quella che era una sua passione. No, io andavo a casa dei miei nonni e lo vedevo la domenica mattina tutto eh, teso. E poi, ovviamente, quando ho cominciato a capire un pochino di più che sono cresciuto, mi sono, mi sono interessato, ragazzi. Subito mi sono identificato nell'amore per questo sport in generale, ma soprattutto per per la Roma e eh, ragazzi ma io ho vissuto un calcio completamente diverso è un calcio in cui ribadisco il concetto l'ho detto implicitamente o forse proprio esplicitamente io non mi identifico più in questo in questo calcio è un calcio completamente diverso capisco anche che i tempi cambiano e bisogna anche sapersi adattare adeguare eh. Eh, però mi me metto anche nei panni di ragazzini di quando io ero piccolo che mi sono avvicinato al mondo del calcio ci cioè avrò avuto 5 sei anni probabilmente. E eh, ragazzi miei, io personalmente mi sono affezionato al calcio delle, delle bandiere al calcio anche dei, dei patron che se indebitavano anche dal punto di vista personale. Non per avere l'obiettivo del business del guadagno, ma per cercare di vincere qualcosa. Io mi sono affezionato a quel calcio in una maniera. Incredibile Il calcio di Arno non è più questo Ci sono tanti casi Che possiamo analizzare Adesso qualcosa analizzerò E mi metto nei panni di un ragazzino mh, Giovane come io all'epoca Che si è affezionato a un calcio In cui ragazzi un eh, calciatore oggi sta con la squadra Domani quanti soldi mi dai tu? Ah, vado all'altra Poi vado all'altra ancora I club di se serie A e non solo eh. Qua bisogna Bisogna fare questi Cioè tocca Fa più soldi possibili e eh, non guardo in faccia al calciatore da trattenere o okay, che quanto vale, eh, quanto ci danno per cui co vaffanculo compriamo un'altra. Non so se mi sto spiegando anche dal punto di vista generazionale. Questa è una cosa formativa, per me sono cose formative che non te formano solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano, cioè il segnale che ti lancia all'epoca Maldini quando decise di firmare in bianco, gli disse a Galliani io firmo, metti tu la cifra, io resto qua. Lo fece anche Totti e rifiutò il Real Madrid. Quella è una cosa che io da piccolo, ragazzi, a me ha formato non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano e sarò stato influenzato da quello, ma sono stato secondo me influenzato in una maniera positiva il trend si sta invertendo e secondo me ragazzi ad oggi è quello che vediamo nel mondo dei social ma in generale. Io vi faccio un altro esempio, no, pratico. Qualcuno dirà "C'entra un cazzo", invece va sicuro che c'entra, ragazzi, c'entra e come? Perché se una volta le cose venivano fatte innanzitutto per passione e poi ovviamente per trasformare la propria passione, no, in un ipoteticamente in un lavoro poter guadagnare con quella che è la tua passione per eccellenza Ragazzi, ad oggi si salta completamente un passaggio, quello della passione di fare le cose senza pretendere di doverci guadagnare qualcosa. Vi faccio l'esempio del mio settore, ma possiamo fare l'esempio anche del mondo del calcio, eh. Nel mio settore io mi ritengo uno della vecchia guardia, no? Eh, sono dieci anni che sto su YouTube, i primi youtubers, ragazzi, sì, sono usciti sicuramente prima di me, ma. So dieci anni che sto sul, sul web, diciamo sono stato uno dei, dei primi dal punto di vista eh, calcistico sicuramente uno, uno dei primi, ma noi ragazzi, noi della vecchia guardia di YouTube Italia Calcio in questo caso, ma anche in generale, anche altri miei colleghi, ma non abbiamo cominciato YouTube con l'obiettivo di voler guadagnare tanti soldi, di voler fare quello con lo scopo di guadagnare. Noi abbiamo fatto parte di tutto questo per passione ragazzi Cioè condividevamo E continuiamo a condividere le nostre esperienze Ma quando abbiamo cominciato Ragazzi io ho cominciato per gioco E vi assicuro che tutti quelli che hanno cominciato Nel mio periodo prima di me Hanno cominciato così Non hanno cominciato con la pretesa di guadagnare soldi Di voler diventare Ricchi Di fare tanti soldi comunque O di potersi comunque sostentare Dal punto di vista economico ad oggi chiunque senti, ragazzini 13-14, ma anche gente più adulta, io voglio fare lo youtuber, voglio diventare ricco, io voglio fare il calciatore, voglio diventare ricco. Cioè, so cambiare proprio... E non è neanche una critica, ribadisco, è una constatazione, eh, perché i soldi fanno comodo ovviamente a, a tutti, ma secondo me c'è un limite. Si sta perdendo la, il senso, al centro di tutto una volta c'era la passione. La dedizione, la passione nel fare le cose. Adesso ci sarà anche un pizzico ancora di passione qui, no? Nei meandri della mente di tutti, ma è passata completamente in secondo se non in terzo piano. Sta cosa un po' mi spaventa, ve lo dico onestamente. E dal punto di vista calcistico, ragazzi, lo vediamo ormai, perché è diventata la, la normalità. Però prima di parlare dei calciatori, io vorrei un attimo parlare dei club. Quando vi dicevo che io ho vissuto l'era dei sensi dei Moratti, dei, dei Berlusconi. Questi erano i patron della volta, eh. Erano dei patron che io ho avuto Franco Sensi, ragazzi, per me è stato veramente il punto di riferimento per eccellenza. So ho cresciuto con, con lui alla, alla guida della, eh, della Roma come, come presidente, come presidenza. E ragazzi, sì, abbiamo vinto poco, ma quel poco che abbiamo vinto, cioè veramente Sensi. Degli sforzi economici veramente incredibili. Mi ricordo l'anno dello scudetto, ragazzi. Samuel Battistuta Emerson. A capello gli ha regalato una squadra che alla fine ci ha portato a, a risultato sperato e anche insperato, forse sotto certi punti di vista, per una squadra che vince veramente poco. Ma secondo voi perché Sensi, Moratti Berlusconi facevano tutto questo? Lo facevano soprattutto per business? Ragazzi, il business non, non, non li toccava minimamente. Quelli erano dei veri tifosi. Di una squadra che avrebbero fatto del tutto anche in debita, se pur di veder vincere qualcosa al loro club, non esiste più questo, ragazzi. Esistono ancora i patron, ma hanno un po' modificato il senso degli affari, il senso del business, che adesso è completamente in primo piano. E da una parte mi sento di dire è anche giusto, eh, perché comunque serve. Serve anche no? Eh, tirarci fuori qualcosa dal punto di vista di vista economico. Ma secondo me nel 90-95% delle situazioni si sta completamente perdendo quello che era il senso della volta di voler vincere. Adesso si vuole vincere, ma con obiettivi diversi. Proprietà straniere in Italia che vengono, ragazzi, innanzitutto per fare business, poi è il loro interesse vincere e portare a casa trofei. Ma è quasi la cosa accessoria, perché più vince più soldi fai, più aumenti il valore della rosa, cioè è cambiato l'obiettivo anche per quello, una volta non si vinceva perché se vuole Ah, oh, i soldi so faccio vinco perché così po No, ragazzi. E ribadisco, è una cosa che mi spaventa anche da quel punto di vista, perché poi guardo al futuro e dico se oggi è così, se c'è stata l'inversione di rotta così importante nel giro di poco, e i soldi sono diventati così importanti, così fondamentali per i club il guadagno, il business per i club e per i calciatori, dove si arriverà tra 10, 15 o 20, 25 anni? Quale sarà nel futuro, visto che abbiamo visto tutto il contrario di tutto poi, quello che ci, che ci spetterà, quello che saremo costretti a, a vedere, se torneranno indietro? Ma assolutamente no, ve lo posso garantire. Secondo me la situazione può addirittura anche peggiorare da quel punto di vista. Il lato calciatori, ragazzi, potrei farvi almeno. Bo, negli ultimi dieci anni penso una cinquantina, un centinaio di esempi di calciatori che ad oggi ragazzi non guardano più in faccia ai club, alla maglia che, che indossano, anche poi magari utilizzano parole di, di amore eterno, baciano la maglia e poi sono i primi che ragazzi alla prima offerta economica, boh chi è motivo, chi è altro, alla prima offerta economica più importante cambiano casacca come se, come se fossero mutande e... Mi fa anche. Mi dà anche fastidio dare dei nomi, perché non è il puntare il dito gli ultimi casi, no? Il caso Osimen, per esempio. Dal punto di vista societario, ragazzi, anche il caso Bove è stato eloquente da questo punto di vista, ma un romano di Roma, per quanto poi sono state fatte delle scelte da parte dei de rossi. Però mi meraviglio come non si deve. Ma pure la situazione Cataldi, eh. Cioè, non si tenda più a preservare cose che all'epoca, ragazzi, all'epoca, sensi una cosa del genere non l'avremmo mai vista, io ve lo garantisco, a prescindere se sta parlando in fenomeno. Il senso di appartenenza, ragazzi, soprattutto di un giovane e di prospettiva come Bove, io sono rimasto sconvolto da sta cosa. Perché in conto dici non c'hai spazio, ti voglio far crescere, te mando in prestito secco alla Fiorentina? No, perché a Fiorentina un prestito secco non te vuole ma a Nempoli, ah che cazzo ne so io, a Verona, a un udinese che se devono provare a salvare te lo mettono titolare, te lo valorizzano e poi te ritrovi, ritrovo... no, prestito con diritto di riscatto dice diciamo, ma hai diritto che diventa obbligo al 60% delle, delle presenze, la volontà è quella di ragazzi non guardare più in faccia al senso d'appartenenza, ai sentimenti, non si guarda più in faccia a nessuno io sta cosa ragazzi veramente non... Non riesco onestamente a concepirla. Lato club, lato calciatori è la stessa cosa. Lukaku che, cam che cambia maglie come, eh, come Di Caprio cambia donne. Mo non vorrei essere provocatorio, ma insomma, DiCaprio. Caprio eh, se, 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 ne se ne strombazza pecoroschi parecchie. Eh, da quel che mi risulta. E eh, cioè, ragazzi miei, non, non capisco come si possa essere arrivati nel giro di poco a, a questo. Non, non c'è più il. L'amore incondizionato per una maglia che magari ti ha dato la possibilità di diventare quello che sei diventato. Anche la questione Osimèn è quella che più mi ha toccato ultimamente, ma pure la questione Rabiot, per esempio, no? che arriva a... oggi siamo al 5 settembre. No? Al 5 settembre, continui a chiedere 10 milioni di euro a stagione, tante squadre si sono interessate a te. Nessuno è arrivato a offrirti quella cifra, quindi fatte una domanda e date una risposta. Mo' a prescindere se la Juventus aveva altri piani e non lo avrebbe comunque rinnovato, mi risulta che un tentativo sia stato fatto. Ma alle stesse cifre che percepiva nella passata stagione, sembra che lui abbia rifiutato quelle cifre perché pretendeva cifre più elevate, cifre che nessuno ti ha offerto. Ma tu sei un calciatore, no? Io mi metto per quanto tu possa essere ricco, no? Ma sei in quarantenne, tu sei uno nel pieno della tua carriera, nel giro della nazionale, ma te poi permette di aver saltato già tre giornate di campionato? Come niente fosse, sti cazzi arriverà st'offerta economica? In... Dice no, può essere pure che no, non lo soddisfano, non tanto dal punto di vista economico, da, quanto dal punto di vista progettuale, le offerte. Ma ragazzi, ci credo poco, onestamente. Uno come il rabbio, ma ve pare che non siano arrivate offerte importanti da club, importanti, economicamente più basse di quello che lui chiedeva, la tranquillità con cui ragazzi l'indifferenza mi ne frega un cazzo proprio oggi gioco sto due mesi fermo poi troverò una mia area. io non riuscirei io sono uno troppo frenetico sono uno troppo boh forse ci avrò troppa dedizione al, al lavoro per pe, pe lasciare situazioni briciole per strada per fermarmi così con nonchalance a prescindere da quanto uno guadagna se guadagna milioni se guadagna 2000 1500 3000 euro al mese non è non è quello il discorso, ne faccio proprio una questione dal punto di vista personale, dal punto di vista de, del sentirsi anche realizzati verso se stessi, no? Nel, Nell'autodidicarsi. Sono situazioni che, ragazzi, all'epoca voglio rientrare un attimo nel, nell'ottica Osimen, eh, perché poi, ovviamente, io ho ribadito il mio concetto, secondo me anche la società ci ha avuto le sue responsabilità, ma è ovvio che Osimen, ragazzi, dal momento in cui firma il contratto... E arrivati a quel punto, ragazzi, in quelle situazioni, secondo me, insomma, forse cederlo immediatamente, col senno di poi, sarebbe stata la cosa migliore in assoluto e monetizzare il più, il più possibile. Dopo l'anno dello scudetto, veramente ci avresti fatto, secondo me, un sacco di sordi. E. Il rifiutarsi di, di voler giocare ancora per il Napoli, che ti ha dato tutto, ragazzi, ti ha dato veramente tutto, ti ha fatto diventare quello che sei diventato. Hai vinto anche grazie a chi ti ha dato no, quella, quella possibilità, per quanto le tue prestazioni siano state determinanti. Però è, è pazzesco di come un calciatore. Così da punto in bianco dice no, oh no, io guarda, sta stagione mi cerco un'altra sistemazione perché non me ne frega un cazzo. Io qua non ci gioco proprio più, cioè non vedo proprio più possibilità di proseguire qualora non ci fossero. Non ho offerte importanti e poi si è arrivato a quello che si arrivato. Eh. cioè percepis percepisco proprio lato calciatori eh, disinteresse completo e totale, magari ci sarà anche qualche ambizione dal punto di vista personale, dal punto di vista sportivo, voler cambiare squadra, voler. Però erano cose che all'epoca, ragazzi, Totti vinceva un cazzo con la Roma. C'era un senso da... So io che pretendo cose che non esistono più. Ma possibile che... E questa è l'inversione di rotta che mi lascia stupito. Possibile che si passa Neccesso a un altro. Possibile che si passa da Del Piero Maldini, Totti, Zanetti. E vi posso fare tantissimi altri nomi anche di realtà più piccole al nulla cosmico. Perché ad oggi, ragazzi, voi mi dovete trovare un esponente. Uno. Uno che dice io resto qua vita, rifiuto, offerte importantissime non ci stanno secondo me è l'ultimo esponente ragazzi che è stato costretto ad andare via perché quella squadra non aveva le possibilità economiche per, per poterlo tenere l'ultima vera bandiera seppur poi è stato costretto a cambiare squadra è stato Messi Messi ragazzi rispecchia secondo me ad oggi il prototipo del vecchio calciatore che avrebbe fatto del tutto pure continua a giocare gratis cosa che non era possibile pur di rimanere al Barcellona poi sono successe anche tante altre dinamiche là entrano in gioco delle situazioni fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita al Barcellona è stato l'ultimo esponente secondo me fatemi un esempio magari mi sfugge a me di qualche calciatore ragazzi che non pensa al lato economico che non pensa ma pure lo stesso rinnovo dell'autarumo mi viene in mente ma non voglio essere stronzo No, mi viene in mente perché è stata una, una situazione prima che ha rinnovato, ragazzi, sono stati mesi e mesi di trattative. Ma il Maldini della volta il Totti della volta, il Zanetti della volta. Visto che parliamo degli argentini dell'Inter, ragazzi. Ma, ma te firmava non manco te firmava. Te diceva sì per telefono dopo 20 secondi. Che gli dicevi vuoi rinnovare? Sì. Dei soldi me ne frega un cazzo e riattaccavano il telefono ad oggi ribadisco. Eh, realizzo che è questo il trend che stiamo parlando non più. Della passione per il calcio, ma di un lavoro vero e proprio, di business, di soldi grandi che vengono spostati. Quindi, se cominciamo a concepire il calcio anche dal loro punto di vista come un semplicissimo lavoro, ragazzi, forse arrivati ad oggi saremmo tutti un po' migliori da quel punto di vista. Io continuo ad essere legato a quei principi e continuo a guardare a questo calcio, ragazzi, un po' con, con nostalgia e anche da quel punto di vista con ripudio. È un parere ovviamente personale, però realizzo e mi rendo conto effettivamente che bisogna eh, semplicemente considerare i calciatori, ragazzi, come entità a sé stanti. La maglietta addosso, ragazzi, non, non, non gli esappiccica, cioè quando finisce la partita se la tolgono. Totti, Del Piero, Maldini, Zanetti, quando finiva la partita si levavano la maglietta ma sotto ce l'avevano tatuata e questa è la differenza. Tutto questo per chiedervi che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti di, di questa mia analisi e ho dovuto un po' stringere in realtà perché avrei avuto qualche altro punto da. Da toccare ma non mi andava sarebbe stato un contenuto ancora più pesante di quanto, non lo so, probabilmente lo è stato alla fine per qualcuno di voi. E niente, la vostra qua sotto nei commenti. Il calcio non è più quello di una volta.